Carissimi amici della Prognotomia, ogni promessa è debito. E qui abbiamo Wolfman. Wolfman, guardate che bello. New Entry. VR1, il modello VR1. Guardate che imponenza, guardate che rasoio. Uno dei rasoi più ricercati. Con un manico importantissimo, insomma, un rasoio eccezionale. E invece no, invece oggi, come dice il titolo, Chic Bey e mo son puntini puntini miei, perché non voglio infrangere le regole di YouTube. Eccolo qua. Considerato da alcuni blog il rasoio più cheap del mondo, plastica. 10 grammi, 10 grammi, cioè questo qua praticamente vola, se lo lascio cadere va su. 10 grammi, vediamo un po', su una barba di un giorno, che effetto che fa. E a me non basta, io lo armo ancora con una lametta abbastanza tagliente, una Treat Platinum, eccola qua. Allora, ecco qua. Speriamo, io l'ho aggiustato, l'ho riparato con la colla perché si era staccato questo pezzo. Eccolo qua, Chic Bey. Rasoio turco, comprato nella bancarella, pagato l'equivalente di meno di un euro, pensate, meno di un euro. Ecco qua. Che fa fatica giustamente ad entrare perché non è che l'ingegneria sia al massimo, però guardate, ce l'abbiamo fatta. Adesso attenzione a non stringere troppo perché sennò di nuovo fa la fine un'altra volta. Proprio proprio dritto, ma sì, che dite? È dritto. Chic Bey. Vittima di molti pregiudizi. Allora, un po' d'acqua calda, un bel pennello extra cosmesi sintetico in modo da far veloce per riuscire a dare pace, se si riesce, anche al nostro ormai estenuante ma ottimo Sandro Indiano di Mignoni. Eccolo, guardate, siamo proprio agli sgoccioli, guardate, ma ce n'è ancora. Allora, bagno il pennello, bagno il viso soprattutto. Andiamo a stanare le ultime resistenze di questo sapone che tra l'altro io consiglio, ripeto. Andiamo a prelevarlo. Oh, ma ce n'è ancora, eh? Guardate, adesso l'ho prelevato, tanto. Guardate come si insinua, come ce n'è ancora qua. Qua ce n'è ancora per una sbarbata, barra 2. Non vorrei essere ottimista, però. Allora. D'acqua, montaggio come sempre impeccabile, Pignoli. Chic Bey e mo sono tutti affari miei. Bella protettiva.
non si sa mai. Pagato, ripeto, l'equivalente in lire turche, ma di molto meno di un euro, molto meno di un euro. Andiamolo a vedere. Eccolo qua. Mi presento, sono lo Shibei. Rade. Qui un poretto che potrebbe aprirsi, ma niente di attribuibile al rasoio in questo caso. È bello tosto, sono Shichibei. Sono veramente ci miei. Sciacquiamo. Ottima idraulica del rasoio con i canali di scolo che sono stati puliti. Gratticchia un po', ma rade. Pelo andato, devo dire che basterebbe questo, guarda un giorno. Non si comporta mica male questo Shikvei. Vedete che a volte uno spende centinaia di euro, poi si accorge che con un rasoio che costa meno di 50 centesimi si rade perfettamente. Lo dico me stesso, che sono un collezionista, pervaso dalla scimmia. Seconda passata. Vediamo un po'. Scorre, sto Shikbei. Viaggia, eh? Pulita.
Grande dignità, eh. Chiaro, non è un Wolfman, chiaro, non è un Timeless, chiaro, non è neanche un Sei Goose, ovvio, non è neanche un Wilkinson Classic, ma dite la sua, qui non c'è più niente. Parla con i fatti questo, poi lui che criticatemi pure perché mi chiamo Chic Bey, così non sono cheap, sono considerato cheap, mi adorado e non faccio neanche tanti danni. Ecco qua, rifinitore. BBS, ecco, forse qua ancora qualcosina, togliamolo, ecco, perfetto, c'è quel viso, tampono, guardate che risultato, il nostro Chic Bey, mettiamo un po' di astringente così di routine. Allora, cosa possiamo dire? Adesso disarmiamolo con attenzione. Ecco qua. La trite viene via a fatica. Cimitero delle lamette e via. Raffiamo questo gioiello. Da due soldi proprio, da due soldi, veramente da due soldi, meno di un euro era il corrispettivo. 10 grammi, plastica, neanche rifinita in maniera chirurgica, diciamo, no? Guardate, è così, è lo Chic Bey, è così. Però oh, il suo lavoro l'ha fatto, eh. Quindi questo ha dato una grande lezione a tanti suoi colleghi. Io sarò pure considerato, tra virgolette, cheap di qua di là, però intanto ho fatto la barba bene, eh. In particolare abbinato alle Treat Platinum, che sono lamette molto molto efficaci e molto molto taglienti, anche se non a livello del Kai e della Feder. Ma sono tra le mie preferite. Bene, che dire, pennello. Il pennello, questo è un sintetico di Exodus Mesi, che ne fa due qualità, uno un po' più strong e uno un po' più medio. Questo è quello più medio, tricolore, tra l'altro che male non fa. E questo mi dà molta soddisfazione, devo dire che lo uso spesso perché è morbido. Morbido in viso, effettivamente. Molto molto bene. Dopo barba, ormai pare che sia estinto, ma eccolo qua. Oggi avevo voglia di riproporlo, il Mennen, tappo verde, eccolo qua, il Mennen Skin Bracer. Come si apre così? Ah, va.
Grande classico. Da farci il bagno. Bene, prova Chic Bay passata, direi. Lo promuoviamo, lo eleviamo dal suo anonimato e lo portiamo a livelli di rasoi efficaci. Ovviamente tornerà in collezione, non lo userò probabilmente per i prossimi 25 anni, ma ha dimostrato tutto il suo valore. Eccolo qua, ve lo ripropongo, Chic Bay. E non sono stati cavoli miei, anzi, lo ringrazio. Io vi saluto e vi auguro buona domenica e soprattutto buona barba a tutti.